Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi voglio darvi tre idee spaziali per una cena tra donne, una cena per festeggiare la festa della donna, una cena tra amiche, insomma, come volete, anche un pranzo va benissimo, eh? Comunque tre idee sfiziose, non troppo difficili, anzi oserei dire molto semplici, ma comunque scenografiche. Vi chiedo già, se vi va, di iscrivervi poi al canale, che così almeno questa cosa l'ho detta, e rimanete anche sempre aggiornati sui contenuti attivando la campanella a fianco. E poi sappiate che tutte queste ricette le trovate anche sul blog come ricette scritte, quindi quando le farete, insomma, sarà anche più pratico forse, no? Avere, insomma, sotto mano una ricetta scritta. Qui davanti a me ho già gli ingredienti per il dolce, partirei già con questo, che siccome ha bisogno di un attimo di riposo in frigo, noi lo facciamo e poi ci dedichiamo a tutto il resto. Quindi un rotolo mimosa, e all'interno abbiamo crema chantilly alla vaniglia, pezzetti di fragole, una bagna alla fragola e poi gli immancabili cubetti di pasta biscotto sopra, che sembreranno proprio i fiori della mimosa. Incidete la bacca di vaniglia, ricordatevi poi che le dosi le trovate tutte sul blog. Mescolate i semi con lo zucchero, versate il latte in un pentolino e poi aggiungete anche la stecca di vaniglia svuotata. Servirà per la crema questo, eh? Poi tuorli d'uovo mescolati con lo zucchero, pizzico di sale e un po' di maizena o amido di mais. Una volta formata una crema, stemperatela con il latte caldo. Versate nuovamente il composto in un pentolino e portate a bollore fino a quando la crema si addenserà. Una volta addensata, versatela in una pirofila e poi copritela con pellicola a contatto per evitare che si formi una crosticina fastidiosa e lasciatela riposare in frigo, proprio raffreddare. Prepariamo una bagna con fragole, zucchero, le fate un po' cuocere per circa 10 minuti e poi frullatele assieme a un goccio d'acqua per formare una salsa piuttosto morbida. E poi questa salsa dovrà essere setacciata per averla un po' più fina, no? Poi prepariamo la pasta biscotto, quindi dividete i tuorli dagli albumi, scorza di limone, bacca di vaniglia anche qua, anche in questo caso ne ho usata mezza, mescolate sempre i semi con lo zucchero, unite lo zucchero aromatizzato negli albumi, pizzico di sale, scorza di limone e cominciate a frullare, a montare per qualche minuto. Potete fare anche questo passaggio con il mixer, non per forza con la planetaria. Nel frattempo potete anche frullare i tuorli d'uovo con una piccola parte di curcuma. Utilizzate un cucchiaino raso perché questa curcuma servirà per dare un giallo più intenso alla pasta biscotto, sembrerà proprio più il fiore della mimosa. Mescolate i tuorli con gli albumi, unite l'olio di semi e poi amalgamate anche le polveri, quindi fecola di patate e farina, setacciate dal basso verso l'alto, mi raccomando, per evitare di smontare la massa, e poi distribuite il composto su una leccarda con carta forno. Distribuitelo bene, mi raccomando, e poi cottura in forno 200 gradi in modalità statica per circa 15 minuti. Una volta cotto, sarà molto morbido, lo dovrete sfornare e poi copritelo con un canovaccio per mantenere una buona umidità all'interno. Adesso ripieno, quindi le fragole tagliate a pezzi, semplicissimo. Panna montata per la crema chantilly, perché sarà non una crema pasticcera in questo caso, ma vogliamo fare una crema chantilly un pochino più arricchita, quindi panna montata abbastanza, non troppo però mi raccomando, e poi frullate o comunque ammorbidite la vostra crema pasticcera con l'aiuto di un mixer per averla nuovamente bella liscia. Mescolate parte della panna in modo grossolano con la crema per evitare appunto che la renda più morbida, e poi la seconda parte della panna dovrà essere amalgamata dall'alto verso il basso. Crema chantilly pronta. Adesso sformate dallo stampo la vostra pasta biscotto e formate proprio un rotolo, no? Quindi togliamo un terzo circa della pasta biscotto che servirà per la decorazione finale. Distribuite sulla vostra pasta biscotto la bagna, poi la crema chantilly, scusatemi, ora le fragole e poi cominciate a chiudere proprio il vostro rotolo. Ricordatevi, ecco, che le fragole devono essere ben pressate all'interno.
fate questo lavoro con delicatezza, mi raccomando, se si rovina un po' non c'è problema perché tanto poi verrà coperto con la crema, e conservatelo in frigo per farlo rassodare per circa 4-5 ore, ma meglio ancora tutta la notte. Fate la stessa cosa con la pasta biscotto rimasta. Poi, per la decorazione finale, bisognerà semplicemente rimuovere l'estremità del rotolo, prendere la pasta biscotto rimasta e tagliarla a cubettini per formare i fiori della mimosa, coprite il rotolo con un po' di crema chantilly che vi sarà rimasta e poi decoratelo come più vi piace. Io ho fatto un po' di fragole e poi con questi cubetti di pasta biscotto per fare proprio i fiori della mimosa. Allora, il dolce è in frigo a riposare, il piatto principale dovremo farlo all'ultimo. Quindi io mi dedicherò alla realizzazione del cocktail, che tanto ci servono due ingredienti, tre col ghiaccio, e il cocktail si chiama Mimosa, un classico. Però molto buono e apprezzato, eh? Spremete le arance, in questo caso servirà mezza parte di arancia e mezza parte di spumante, poi servirebbe il succo d'arancia, ma è ovvio che con la spremuta fresca sarà più buono il cocktail. Magari setacciate però comunque la spremuta per avere un succo un pochino più liscio. Mescolate il succo assieme allo spumante, proprio versate metà di succo, metà di spumante e poi il ghiaccio, mi raccomando, che è fondamentale, eh? Il cocktail ve lo sarete anche bevuto, adesso passiamo al piatto principale, un bel piatto di tagliatelle con una crema a base di mascarpone che volendo potreste anche sostituirla con la ricotta, se volete un risultato un po' più leggero, agretti, scorza di limone, un po' di formaggio grana e basta. Ah, il tuorlo d'uovo sopra che richiama la mimosa, che verrà rassodato e poi polverizzato, così vedrete. Partiamo dalle uova sode, quindi cuociamole in acqua bollente per circa 10 minuti. Una volta fatto questo, fatele raffreddare anche in modo rapido con dell'acqua fredda e poi tagliatele a metà per ricavare i tuorli d'uovo. Questi qua dovranno essere setacciati e appunto si otterrà questa quasi farina, no? Molto fine, a base di tuorlo d'uovo, che arricchirà il piatto. Agretti, basterà togliere le radici, sciacquarli molto bene sotto l'acqua corrente, sì, acqua fredda, acqua corrente, e poi li scolate, li cuocete in acqua bollente salata per circa 5 minuti, non di più. Poi metteteli in una ciotola con dell'acqua fredda per bloccare la cottura e mantenere un bel colore e lasciateli un attimino così tranquilli. Poi cuocete la pasta, io ho scelto una tagliatella di grano duro senza uova perché poi comunque abbiamo il tuorlo d'uovo nel piatto, ma fate come preferite. Le fate cuocere, nel frattempo spicchio di aglio, con un goccino di olio, aggiungete gli agretti, un goccio di acqua di cottura e poi anche la pasta. Terminate la cottura in padella con un po' di mascarpone, che però dovrà essere poi successivamente, cioè la fiamma deve essere spenta. Unite anche la scorza di limone per dare freschezza, un po' di formaggio grana, un po' di pepe, ancora un po' di acqua di cottura perché questa pasta, mi raccomando, non deve essere asciutta ma molto cremosa, e poi impiattate semplicemente con giusto un po' di crema, ovviamente, e poi un po' di agretti per dare ancora un po' di colore, un po' di tuorlo d'uovo polverizzato. Bene, il menù è fatto, spero che vi sia piaciuto, credo che queste idee possano essere interessanti, poi comunque non sono dei piatti troppo calorici, ok? Sì, per carità, la torta ha il suo perché, però la pasta così con gli agretti, molto sfiziosa, e poi abbiamo un cocktail mediamente alcolico. Grazie poi per aver guardato il video fino alla fine, qua trovate altri due video che magari vi possono interessare, ve lo ridico, iscrivetevi al canale, e grazie per il sostegno, e poi invece qua per andare sul blog, per andare sul blog e trovare le ricette scritte di tutte queste idee, e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ho finito il fiato.